Questo evento storico è stato manipolato. È stato manipolato perché ancora oggi ne continuiamo a parlare come del contraltare rispetto al giorno della memoria. Non è che gli italiani prima sono stati carnefici e poi vittime, sono due cose completamente diverse che devono essere tenute diverse. Il giorno del ricordo, per legge, recita che bisogna affrontare le complesse vicende del confine orientale. Ridurre questa giornata alla memoria delle foibe significa fare della storia ideologia, questo significa fare della storia ideologia. Non rispettare il passato ma piegarlo a proprio piacimento per scopi che sono del tutto presenti. Sottolineare l'importanza della storia di questo pezzo che è geograficamente e temporalmente collocato di storia nelle scuole, nei centri culturali, nel municipio tutto, significa ricordare che odi etnici ed ideologici, come recita la mozione, sono stati perpetrati nella italianizzazione forzata delle popolazioni slave che dal IV secolo in poi hanno abitato la costa balcanica. Significa ricordare che l'esercito popolare jugoslavo ha liberato l'Istria e la Dalmazia, risparmiando la popolazione di quelle terre e l'occupazione nazifascista. Questa complessità della storia bisogna restituire con eventi come il giorno della memoria, con eventi come il giorno del ricordo. Quindi io spero veramente che in commissione si riesca a parlarne, si riesca a portare tutta la complessità della vicenda e delle vicende che vogliamo commemorare per organizzare non uno ma 10, 100, 1000 appuntamenti e incontri che non siano solo il giorno preciso ma tutti i giorni dell'anno, anche per ampliare l'offerta culturale inesistente di questo municipio. Grazie.